Ciao a tutti amici del canale, bentornati in questo nuovo video. I video che sono maggiormente richiesti da youtuber normali sono magari What's in my iPhone, video del genere. Ecco, il video che richiedete più a me è il video sulla mia cavalla nuova. Quindi oggi è il giorno in cui ve la presento ufficialmente su YouTube. E quindi spero siate felici, che vi faccia piacere ciò. Vi dico solamente che si chiama Isterica e che è una baia bellissima che appunto adesso vi porterò a conoscere, vi presenterò bene. Isterica è mia ufficialmente dal 5 febbraio 2019. Mi raccomando, restate per tutto il video perché ho deciso di cominciare a dirvi già qualcosa su Domino. Sono solamente belle notizie, quindi restate. Non vi dirò tutto, ma già tante cose, quindi vi conviene restare e ascoltare cosa avrò da dirvi. Quindi niente, io finisco di prepararmi e usciamo e andiamo a conoscere Isterica. Allora, lei è Isterica ed è tanto 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 dolce, anche se non mi conosce già dolcissimo. Aspetta, vogliamo dire un po' di cose di te? Diciamo. Allora, lei si chiama Isterica, ma la chiamerò tanto Isterica ma tanto anche Ica, che è il soprannome che abbiamo già deciso di darle. È nata il 5 giugno 2012, quindi adesso ha 6 anni, però è nell'anno dei 7, tra un po' ne compie 7. Diventa una cavalla super adulta. Apposta ho scelto una cavalla un po' più giovane da poter tenere un po' di tempo e con cui imparare tanto lo stesso. Tutti mi state dicendo che è altissima, ma in realtà non so bene quanto sia alta. Però vi assicuro che non è tanto più alta di Domino, nel senso che Domino ha un atteggiamento molto più con la testa che si abbassa e tutto, quindi sembra molto più basso di quanto già non è. Invece lei tiene la testa un po' più alta e quindi sembra più alta. È uno sdragando. Ma in realtà penso che sia un po' 1,70 m, un po' meno, non lo so. Comunque è molto carino. Cioè Domino una cosa simile non se la può fare, come se la può stare. Bene, tanto. Cos'altro possiamo dire Isterica? Allora, lei è italiana, è una sella italiana appunto del 2012. Ha già fatto varie gare nei circuiti dei cavalli giovani, quindi ha saltato già le gare da 1,30 m a 1,35 m. È stata molto brava, adesso sta dormendo, vero che ti stai facendo un pisolino, tata. Sta dormendo in braccio a me. E baia, ha una sola balzana sul posteriore destro. E poi ha una bellissima stella che si allunga e diventa una piccolissima lista qua. E poi ha il musino un pochino così da rabetta, che è bellissimo secondo me. Poi ha delle orecchie che sono lunghissime, sono davvero lunghe, vero tata? E niente, una cavalla troppo dolce, mi piace già un sacco, ci troviamo un sacco bene. Tatina! E spero tanto di crescerci insieme. Sta dormendo. Cosa fai? E tanto. Bambina! Sei stupenda! Vuoi dire qualcosa? Tu lo sai che quella telecamera la vedrai molto molto spesso, vero? Aio! Guarda che sei già una cavalla molto famosa, lo sai? Sei già famosissima. Sulle tracce del tuo fratellino Domino. Oh, quanto sei carina! Quanto sei carina! Brava, tata. Vieni, tata. Vuoi dire qualcosa più in primo piano? No, siamo sei stupendi. Ciao, amore! Ciao! E basta, Ica. Non c'è nient'altro da dire. Stanno dando la capezza. Sì, questa è la tua mamma. Andiamo un bacino. Ciao. Va bene.
Grazie Tata per aver contribuito. Allora, isterica, volevo dirvi, mi raccomando, mettete un pollice in su se vi sto simpatica, perché sono bellissima e sono anche molto simpatica e dolce, quindi vorrei un pollice in su. Questo è quello che sta dicendo, ve lo traduco perché ancora non la comprendete magari. Comunque, mi raccomando, pollice in su perché sono molto bella, e soprattutto pollice in su se volete continuare a vedermi. Perché mi devi dire la faccia? Vero, ditelo. Così, grazie. Quindi vi manda un bacino. Se n'è andata. Vi volevamo dire che adesso vedrete un po' di video di io che la provo e che la monto un po', così vedete anche com'è, perché così sembra addormentata e basta, perché in effetti è quello che è, sta un po' dormendo. Buonanotte, eh? Notte tata. E basta. Vi manda un bacione, continua a dormire. Tra un po' abbiamo lezione, va bene? Top. Sono d'oro, Ciao ciao. In the cold light of day we're aflame, in the wind of the fire that we begun. Every argument, every word we can't take back, 'cause with all that has happened I think that we both know the way that the story ends. Then only for a minute I want to change my mind, 'cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirits, I want to see you smile, but no, that means I'll have to leave. Then only for a minute I want to change my mind, 'cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirits, I want to see you smile, but no, that means I'll have to leave. See what we've become. In the cold light of day we're aflame, in the wind of the fire that we begun. Every argument, every word we can't take back, 'cause with all that has happened I think that we both know the way that the story ends. Then only for a minute I want to change my mind, 'cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirits, I want to see you smile, but no, that means I'll have to leave. Adesso direttamente dal box di Icca, avanti e indietro le orecchie, la notizia che tutti stavano aspettando. Scusa Icca, ma non riguarda più te, riguarda Dominino. Eh sì, ma sei un asino. Ciao, ciao, ciao. Allora, Domino ha intrapreso un lungo viaggio, quello lì era il suo box. Adesso io sto percorrendo il viaggio che anche lui da grande eroe ha percorso. Lui ha percorso questo lunghissimo corridoio, veramente infinito. L'ha percorso camminando alla sua andatura, quella che lui preferiva, ed è giunto fino alla sua nuova casa.
che è questa. Domino! Ciao, amore! Vieni qui! Antipatico! Ma ciao, amore! Ok, apriamo. Questa è la nuova, nuovissima casa di questo cavallo arrabbiato con il mondo. Domino, mettiamoci in favore di luce, vieni. Fai il carino. Sì, guarda che ho appena fatto il video con Nick, è stata bravissima. Ciao, Domino. Aspettato, ciao. Ciao, amore, ti amo anch'io, anche se ti rete estate. Sì. Vieni qua, Tato. Sei felice di questa nuova casa? Sei sempre vicino alla tua mamma, Ti vengo a rompere le scatole ancora. Allora, la bellissima notizia è che Domino rimane al Cile. Scusa, Domino, sto dando una bella notizia, vieni qua. È che lui rimarrà al Cile e questa è la sua nuova casa in questo bel box, che è dall'altra parte del corridoio di dove era prima. Scusa, io mi abbasso, tu ti alzi, ecco. E quindi siamo tutti... Si muove? No. Basta che non mi viene addosso. Quindi siamo tutti molto... Sì, ciao. Aglio addosso! Ti avevo detto di non venirmi addosso. Siamo tutti molto felici di questa cosa, che lui rimanga qua. Domino, dai, vieni qua. Fai il carino. Vieni. Vero che siamo tutti molto felici che resti qua. Vero? Ti posso continuare a volere bene anche da vicino. Fino a fine febbraio lui sarà ancora mio. Quindi lo monterò ancora. Ti romperò ancora le scatole. Ma cosa fai? Vieni qua. Ti romperò ancora le scatole. E poi giovedì, che è appena passato nel video che voi vedrete lunedì, giovedì lui ha fatto la visita medica, è andata benissimo. Cioè quella di compravendita è andata benissimo. Lo compra una mia amica, non voglio ancora dirvi nomi né niente perché per ora è privacy, non mi sembra giusto dirvelo. Comunque è stato molto bravo alla visita, vero Tato? Sì. E niente, quindi siamo tutti molto felici che lui resti qui al Cile a fare la mascotte dei cavalli sauri rompiscatole. E poi Perny lo continuerà a montare. Tutte le volte che non ci sarà la padrona lo monterai. E basta, siamo tutti molto felici di ciò. Niente, io spero che questo video vi sia piaciuto, se così lasciate un pollicione in su, fatemi sapere giù nei commenti se il cavista simpatica, se vi piace, perché sono molto curiosa, e fatemi sapere se siete felici di comunque ciò che ho cominciato a dirvi di Domino. Sappiate che io lo sono molto, perché come sapete siamo molto tanto, anche se non si può dire, però legati, e quindi sono davvero tanto felice di non doverlo vedere proprio andare via. Ma nel senso che non sarà più mio, però comunque rimarrà al Cile, lo potrò vedere tutti i giorni e comunque montare a volte. Quindi è una cosa piuttosto diversa per me. Sono molto felice di essere riuscita a trovare questa soluzione e di aver fatto tutto io, perché è stato così, quindi sono molto felice di questo. Ricordate di iscrivervi al mio canale se non avete ancora fatto e di attivare la campanella per non perdervi i prossimi video. Vi mando un bacione gigante e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!